Sono andato a vedere questa riforma molto con gli occhi di un amministratore o comunque con una persona che ha molto a cuore che regioni, comuni vengano messi nelle condizioni di fare al meglio il loro mestiere, perché rimango dell'opinione, in questo senso diciamo così vado nella direzione che il professor Pallante diceva, che l'accentramento del potere non sia sempre la migliore soluzione per fare bene le cose. E quello che il professore diceva rispetto alla clausola di supremazia, ad esempio, cioè il fatto che io governo, stimo che una legge che riguarda una particolare problematica sia di interesse nazionale, lo sottraggo alla competenza regionale anche se la regione avrebbe da dire qualcosa. Ora io, per carità, sono sempre stato uno molto preoccupato, anche perché è una cosa che i sindaci si trovano spesso a gestire, di quella sindrome per la quale tutti vogliono il cassonetto ma non davanti a casa, no? Quindi capisco che qualche volta qualcuno deve assumersi la responsabilità di decidere, e l'ho fatto tante volte, però attenzione anche qui. Il passare sopra la testa delle comunità locali su questioni fondamentali come le grandi infrastrutture, come le questioni che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. Noi veniamo già da un dibattito sulle trivelle che non è stato per niente simpatico. E è un aspetto che non arricchisce, secondo me, il senso di responsabilità che, civica, che è il vero deficit probabilmente del nostro popolo, no? Quello di non aver mai avuto la forza e la capacità di costruire un proprio senso civico di appartenenza alla comunità tale da portarlo a gestire anche cose complesse, ma così noi lo allontaniamo ancora di più, nel senso che la logica dell'imporre io governo e quindi io decido sul tuo territorio è una logica che a me convince poco. Penso che potrebbe anche questa ovviamente andare molto bene alle multinazionali quando devono fare degli investimenti, quando devono fare delle operazioni e non vogliono tanti pareri fra i piedi, però ci sono questioni delicate riguardo il paesaggio, i beni culturali, i beni ambientali, l'impatto di alcune opere sulle quali secondo me poi quello che noi con queste norme cerchiamo di far uscire dalla porta ci rientra dalla finestra in termini di comitati, di battaglie sociali, che invece di semplificarle le cose alla fine le complichiamo, perché poi quando la gente si mobilita contro perché non ha partecipato al processo decisionale in qualche modo attraverso il suo comune, attraverso la sua regione, l'effetto è ti si ritorce contro. Insomma, non è che è vero che funziona così. Anche un paese come la Francia, che ha un modello istituzionale molto centrale con i prefetti e così via, poi alla fine c'ha una legge, ad esempio, che il dibattito pubblico su alcune scelte che tende proprio a richiamare l'attenzione dei cittadini su alcune scelte per non avere l'effetto contrario. Quindi questa roba che uno semplifica accentrando, secondo me, non è convincente.